Buongiorno e bentornati sul mio canale. Lo conoscete questo attrezzo? Questa corda attaccata al soffitto è una fune. Spesso, mi viene da ridere, detestata da ginnasti e ginnaste perché è strumento di fatica. Quindi noi cerchiamo in palestra di farlo piacere ai bambini fin dai più piccolini, quindi dai 3 ai 5 anni, da subito, attraverso dei giochi, in modo che poi quando i ragazzi diventano più grandi hanno già l'abitudine di lavorare su questo attrezzo e diventa un automatismo, non lo vedono più come una punizione o un momento di stress, ma come un mi serve per mantenere tonico il mio corpo. La fune è uno strumento utilissimo perché va a rinforzare, attraverso gli esercizi che ora vi mostro in parte, le braccia e la zona addominale, quindi la zona del core. Allora, ci arriva un bambino di 3, 4, 5 anni in palestra che frequenta il corso dell'allenamento della ginnastica. Come possiamo fargli piacere la fune? Allora, innanzitutto mettiamo sempre, in tutti i casi, per tutte le età, per tutti i livelli, dei tappeti qua sotto. Ora non ho voglia di spostare tutta quella per i tappeti, ma eccoli là, i nostri tappetoni ci sono sempre qua sotto, ora ve li mostro così. Bambino piccolino, cosa facciamo alla fune come primo gioco? Metto le manine sulla fune, stringo forte forte, mi attacco con i piedini qua sul nodo e rimango in equilibrio. La maestra può anche spingere modi altalena il bambino o la bambina per sembrare Tarzan. Quando ci medesimiamo nei personaggi dei cartoni, oh, questo attrezzo diventa bellissimo. Prossimo step, siamo un po' più grandi, ora possiamo iniziare a provare ad arrampicarci fino in alto. Ora non vi mostro la salita fino in alto, passatela, vi mostro qual è la struttura dell'esercizio. Mani strette, poi quando sarò ancora più bravo partirò da giù, in modo che recupero un altro metro. Mani strette alla fune, le braccia rimangono sempre piegate, non mi troverò mai in questa posizione, ma sempre con le braccia piegate, da qua spingo, mi aiuto con i piedini e vengo su. Uno, due, e spingo insieme, fino a là in alto. Ora scendo, anche per scendere mi raccomando, una mano alla volta e poi in piedi insieme. Una mano alla volta e poi in piedi insieme. Altrimenti se scendo così rischio di strisciarmi mani e piedi. Esercizio un pochino più difficile. Possiamo fare questi esercizi sia a circuito oppure posizionarci alla fune e fare tot ripetizioni. Mantenere la posizione a gambe divaricate e poi a gambe unite per un tot di secondi indicati dall'insegnante. Ad esempio partiamo da 15 secondi. Braccia sempre, mani belle strette, faccio un salto e mantengo la posizione a gambe divaricate. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Benissimo. Avete visto? La posizione è sempre questa. Non sono mai in questa posizione, ma qua. Addominali stretti, braccia strette, vado a lavorare su questa muscolatura. Un pochino più complicato invece laterale, sia a destra sia a sinistra, gambe unite, quindi una squadra unita. Spingo, piego le braccia, tanto sulle gambe. Passetto ancora successivo, prima partendo dai piedi e poi partendo da seduti, è l'arrampicata senza l'utilizzo delle gambe, quindi dovrò tirarmi su fino a sopra solo con le mie braccia. Ora vi mostro solo un passetto o due, passo da un po' vecchiotto ormai. Stessa cosa si può fare anche a gambe unite. Questi esercizi non li usiamo solo nella ginnastica artistica o nell'allenamento della ginnastica per i più piccoli, ma anche nell'acrobatica per adulti e negli esercizi di calisthenics che dei nostri corsi in palestra. Quindi è veramente un esercizio, un attrezzo versatile e utile per tutti gli scopi. Fateci sapere nei commenti se anche voi in palestra utilizzate la fune e se vi piace o no, o meglio ancora se ve la sto facendo iniziare a piacere. Ciao!